Ciao amiche e ciao amici, qual è il segreto dei neuroni specchio e come usarlo nella comunicazione, nella seduzione? Allora, intanto i neuroni specchio sono una classe di neuroni che si attiva quando vediamo, osserviamo un comportamento da parte di un'altra persona e tendiamo in qualche modo ad assimilare, a introiettare questo comportamento. Per cui, ad esempio, alcune persone che hanno problemi di deambulazione, ad esempio dovuti a fattori neurologici, semplicemente vedendo dei video, osservando delle persone che si muovono, tendono ad accumulare, ad assimilare questa informazione. Quindi sono i neuroni, una classe di neuroni, che ci pongono in empatia con il mondo esterno. E ci fanno capire che non siamo delle monadi asettiche che osserviamo il mondo, ma col mondo interagiamo e l'universo interagisce costantemente con noi. E questo avviene, diciamo, anche a livello biologico. I neuroni sono fondamentalmente la struttura biologica che noi utilizziamo per interpretare quello che ci capita. E quindi è molto importante, conoscere, diciamo, questi meccanismi. Perché possiamo andare a pilotare, ad esempio, un coinvolgimento utilizzando proprio le proprietà dei neuroni specchio. Ad esempio, se noi mettiamo in atto un comportamento anche non verbale, deliberato, speculare all'altra persona, creiamo una sorta di loop, per cui l'altra persona a livello profondo, a livello diciamo biologico quasi, non riesce più a distinguere tra se stessa e noi. Creiamo una sorta di identificazione. E questo, ad esempio, è molto importante in alcune situazioni, come ad esempio la vendita o comunque dove dobbiamo creare fiducia nell'altra persona, perché noi possiamo dire di no a tutti, ma non possiamo dirlo a noi stessi. Per questo è importante, diciamo, affinare però le capacità per sviluppare per attivare questa parte del cervello e attivare i neuroni specchio. Bisogna, diciamo, dipende dall'obiettivo che noi abbiamo. Se vogliamo produrre emozioni, dobbiamo emozionarci. Se vogliamo produrre una trance ipnotica, dobbiamo andare in trance noi. Che buone capacità di autoipnosi, ad esempio, diventa anche un bravo ipnotizzatore verso gli altri, perché non deve fare altro che andarsene lui in autoipnosi e questo stato verrà percepito, diciamo, dall'altra persona, quasi come fosse un campo morfogenetico. Imparare a cogliere tutte le variabili fisiologiche e sensoriali dell'altra persona, quelle ad esempio la frequenza della respirazione, possiamo anche addirittura in alcuni casi riuscire a cogliere il ritmo del battito cardiaco, il tono della voce, ci sono tutta una serie di variabili che se noi riusciamo a ricalcare, a riprodurre in qualche modo, attiviamo subito questi neuroni specchio e subito istantaneamente creiamo una forte empatia, un forte feeling con l'altra persona e in tutte le pratiche comunicative questo è determinante e fondamentale. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!